Bentrovati Davide il Critico. Roma-Bologna 2. Scusate, ma devo scaricare una tensione che ho accumulato in questa giornata eterna. Eterna. 2-3. 3, tra l'altro, come le vittorie consecutive del nostro amato Bologna. 3, perché vinciamo a Cagliari, vinciamo in casa con Lecce e vinciamo a Roma. 3 vittorie consecutive che ci regalano una classifica molto, molto simpatica. Molto simpatica. Ho già letto paragoni con il Bologna dell'anno scorso. Io i paragoni non li faccio quando le cose vanno male, quindi non le faccio nemmeno quando le cose vanno benino, benino. Non faccio paragoni. Io considero la scorsa annata come un qualcosa che ha un inizio e una fine e che capita purtroppo raramente, ma un qualcosa di ben delimitato nel tempo. Quest'anno qua c'è un nuovo allenatore, un nuovo gruppo, un nuovo progetto e anche una competizione in più. Quindi io non la paragono assolutamente alla scorsa stagione. Dico che questa classifica è molto molto interessante e va ben analizzata, perché oggi vinci in trasferta a Roma, vinci con un avversario in grande difficoltà, ma devi batterlo là. Il Torino ha affrontato la stessa Roma in difficoltà, è andato là e ha perso. Noi andiamo là, l'avversario è lo stesso, l'ambiente magari è ancora un po' più snervato, ma più o meno l'ambiente è lo stesso e vinciamo 3-2 con fatica, dopo aver preso un gol col Monaco che ci ha tagliato le gambe e forse a qualcuno ha fatto pensare di essere completamente fuori da questa competizione europea, e ci può anche stare visto il livello delle avversarie che dovremmo affrontare, ma andiamo a Roma e vinciamo per la terza volta consecutiva in questo campionato. Bravi, bravi, bravi ragazzi. Quello che non è successo oggi, io vi dico solo che oggi ha fatto gol Jesper Karlsson. Cioè, voi non potete capire la potenza di questa notizia. Ha segnato Jesper Karlsson e aveva fatto gol anche Dallinga. Gliel'hanno annullato perché se la porta avanti con la mano. Tra l'altro è stato anche molto sfortunato, però gol, è giusto annullarlo. Però per dirvi cosa ho visto io oggi, ho visto un gol di Dallinga e un gol di Karlsson, tra l'altro prestazione meravigliosa. Cioè, io è una vita che vado in trasferta a vedere il Bologna, non mi era mai capitato né di vedere un gol di Karlsson e neanche di bucare. Ho bucato la gomma della macchina, mi sono dovuto fermare 8 volte con il bagaglio per gonfiarla, 8 pit stop per tornare a Bologna, ci ho messo 5 ore per tornare a Roma da Bologna, mi sono fermato in tutte le piazzole di sosta, l'ho fatto tutte, mi sembravo lo chef barbieri che andava a fare 4 hotel, io ho fatto 4 autogrill per tornare su. Fa gol Karlsson, io buco, ma non mi interessa, ne avrei bucate 4 di ruote se avessi saputo che faceva gol Karlsson. E vi dirò ancora di più, ho esultato come un matto anche al gol di Dallinga, seppur gliel'hanno annullato resterà uno di quei momenti più belli della mia vita, aver esultato a un gol di Dallinga, che speriamo arriverà prima o poi senza bandierine dei guardaline oppure bar che gli annullano della roba. Però per dirvi quello che io oggi ho visto, ma facciamo piano piano il film della partita, perché questo non è un film, è una trilogia. La giornata di oggi sembra essere durata 25 anni, non 24, 25 anni. Io parto, arrivo a Roma, tra l'altro parto che qua sembra di essere in Siberia, arrivo a Roma che sembrava di essere, non so, alle Maldive, c'era un caldo incredibile, entro dentro e l'ambiente è abbastanza ostile, non solo a noi che siamo abituati a questo, ma anche ai giocatori di casa. Tant'è che io ho apprezzato molto la par condicio del pubblico giallorosso, perché ha fischiato i nostri calciatori
soprattutto durante la formazione, ma ha fischiato anche loro. Quindi c'è anche, diciamo, una uniformità di fischio che io ho apprezzato. Ma inizia la gara, inizia la gara. Davanti c'è Castro, c'è Orsolini, c'è Ndoye. È stato scelto Pobega che secondo me fa una buonissima gara dietro i soliti. I soliti, tra l'altro, comprendono un calciatore che quando inizia la gara, noi vinciamo. Lollo, il sindaco De Silvestri. Quattro partite titolare, quattro vittorie del Bologna. Chapeau. Chapeau. Io non credo alle coincidenze. Chapeau. Lollo De Silvestri, 3 punti per il Bologna. Inizia la partita e c'è un ragazzo che ha più fame degli altri. Perché quel gol lì lo fai solo se hai fame, Santi. E la tua fame è bellissima, la tua grinta è meravigliosa. Hai fatto un incontro di wrestling con Diciak, anche lui è il doppio in confronto a te. Emozionante, che hai stravinto, Santi. Il gol che fai è quel gol che ci serve come il pane, lì in mezzo, che ci metti la sciabattata e la palla si insacca lì dietro. Bellissimo, grande grinta. Poi ci ricordiamo che siamo al Bologna, loro prendono una traversa e alla fine, gli ultimi 7-8 minuti del primo tempo, angoscia e terrore. Angoscia e terrore. Per fortuna l'arbitro fischia alla fine del primo tempo e un attimino mi rilasso. Un grande attimino mi rilasso, ma non avevo idea di quello che sarebbe successo da lì a 15 minuti, perché la partita riprende e una Roma già un po' allo sbando, un allenatore che probabilmente non aveva guardato il telefonino perché gli era già arrivato un SMS con scritto forse è meglio che te ne vai da parte della presidenza. Noi siamo educati. Ragazzi, si può dire tutto, ma noi siamo educati. Quando andiamo in casa da altri, qualcosina ci portiamo sempre per far bella figura. Gli abbiamo regalato il gol dell'1-1, perché se prendi gol in contropiede quando stai vincendo 1-0 in un ambiente ostile non a te, ma agli avversari, sei un pollo, sei un pollo, sei un pollo. Orsolini, hai perso un pallone da pollo e poi Skorupski. Lucas, io. Cioè, sei un top player di questa squadra. Ogni partita ci hai salvato da tiri incredibili. Quindi oggi non mi arrabbierò con te, ma è ovvio che non va bene. Cioè, se tu mi fai l'onda energetica di Dragon Ball non funziona, bisogna che tu me la butti fuori con 2 pugni. Così no, perché poi dopo fai anche la figura di quello che rotola in porta da lui e non va bene, e non va bene. Già io ero lì tremolante perché dovevo cercare di capire col telefonino cosa si era fatto Ndoye, speriamo niente di grave. E oltre il danno, la beffa, è entrato Carson che, ecco, non mi dava sicurezza. Il suo ingresso mi dava tutto tranne che sicurezza. In una partita così calda ho detto: entra Carson, aiutatemi, aiutatemi. Questo è stato il mio grido, aiutatemi. Io, quando ho visto Carson entrare e Ndoye uscire, ho detto: beh, ragazzi, finita qua la nostra stagione, è stato divertente, molto simpatico. Cerchiamo di avere il rimborso per quello che sarà il resto. E prendiamo l'1-1, ce lo prendiamo, io mi siedo 2 minuti con la testa tra i gomiti e le ginocchia, una scena orribile, sembrava una palla, sembrava un riccio, una cosa inguardabile, ma ero disperato, completamente disperato. Credo che anche qualche calciatore nostro lì in mezzo abbia avuto un bel po' di delusione, ma c'è anche chi invece ha due attributi enormi. È molto giovane, prende una palla pesante, la scaraventa dall'altra parte del campo e la mette nei piedi di Riccardo Orsolini. Un Orsolini che fa il quarto gol consecutivo in Serie A. Si presenta davanti a Svilar, tiro deviato, entra il pallone e corre sotto il settore ospiti. Meraviglioso! Meraviglioso! Orgasmo, lì, è lì orgasmo per forza, lì proprio, vedi, euforia totale, euforia totale. Orsolini che ti corre incontro, ragazzi, è euforia totale. Domattina voglio un bellissimo buongiorno, ma è euforia totale, totale, totale. E da lì, ragazzi, e da lì anche Vincenzone mi cambia immediatamente. Santi per Dallinga, io mi giro di fianco ai miei compagni di viaggio e gli dico: ma why? Perché?
perché sta giocando così bene il 9, serve sostituirlo il prossimo weekend, mi risulta che siano tutti in ferie, o perlomeno gli svizzeri no, però gli altri sì, ecco, gli altri sì, quindi perché Castro non me lo tiene lì, che ha appena fatto l'assist del secolo e nel primo tempo mi ha trovato anche la via della rete? Perché entra Dallinga, che già Carson sta giocando bene, perché cercare di avere un altro esperimento lì in mezzo? Però ha ragione Vincenzo Italiano, perché incredibilmente Dallinga la butta dentro, il settore ospite è incredibile, io esplodo di gioia, non ci voglio credere, infatti VAR, ci ho creduto anche troppo e VAR ha annullato il gol a Dallinga, che comunque finalmente è entrato bene. Finalmente Dallinga è entrato bene, con la testa giusta. Bene. Questo è un attaccante che ci può dare una mano. Bene, siamo sulla strada giusta. Continuiamo a seguirla, ok? Continuiamo verso quella rotta. Ok? Thais, quella strada è la corretta. Quella di Marassi? No, assolutamente no. Ti annullano il golletto, ma cosa può succedere? Succede che Miranda fa una gara strepitosa, da una palla col contagiri al numero 10. Carson rientra sul destro. Corre sotto da noi, ragazzi, voi non potete capire il vedere Carson dopo aver segnato correre da te cosa possa significare. Cioè, io non so se riesco a spiegarmelo, forse chi era lì nel settore ospiti lo avrà capito, ma vedere Carson, il numero 10, che segna e viene sotto il settore ospiti è una cosa che ha dell'incredibile, cioè dell'assurdo. E lì ho pensato, se la Roma un giorno dovesse avere una stagione in cui rischia veramente di andare in Serie B, beh, probabilmente quella in cui ti segnano sia Dallinga che Carson contro, non so se è quella giusta, ma sicuramente un po' ci deve andare vicino. Per forza. Carson segna, ma segna perché entra con la testa giusta. Entra con la testa di un giocatore che può far parte di questo campionato e che può dare una grandissima mano a questo Bologna. Bravo. Carson, come per Dallinga, questa è la strada corretta. Non quella di Genova. Questa è la strada corretta. Lavorare. E io sull'1-3 mi sono adagiato, mi sono perso in cori, in applausi, in incitamento, in sorrisi. Ma non puoi star tranquillo neanche 1-3 in trasferta contro una squadra che ha già l'allenatore esonerato e i tifosi contro i giocatori stessi e l'allenatore? Non puoi star tranquillo, non ce la fai. Perché dietro sei sbilanciatissimo e il Shaarawy fa un bellissimo tiro. 2-3 per loro. 2-3 per loro. Quindi lì 6 minuti di recupero a guardare tutto il tempo quando finiva la partita, poi grazie, è finita. E l'abbiamo portata a casa. Una partita incredibile, perché ragazzi, io quello che ho provato oggi all'Olimpico, tutto in una volta, non so quante volte mi è capitato di provarlo, ho provato rabbia, perché non puoi rianimare un avversario del genere. Ho provato gioia, perché ragazzi, 3 gol in trasferta, sono 3 gol in trasferta, e forse meritavi di farne anche qualcun altro. Ho provato paura, perché spero che Ndoye non si sia fatto nulla di grave. Quindi ragazzi, avete regalato tante emozioni, ma era importante portare a casa questi 3 punti che danno alla classifica un'immagine completamente diversa rispetto a quella che guardavamo qualche giornata fa. Quindi tutti insieme, ragazzi, tutti insieme, avanti, così. Bravi. C'è tanto da lavorare ancora, ci sono tante cose da sistemare, ma oggi il Bologna vince meritatamente una sfida delicata. Delicata! Avanti insieme, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Una valanga di emozioni. In un mondo normale oggi
avrebbe vinto il Bologna. E infatti ha vinto il Bologna. Forza Bologna sempre.